Finalmente si è chiuso il 2009, che possiamo definire l'anno horribilis di questa, del nostro settore. E tutto sommato è stato superato e è andato meno peggio del previsto. È stato sicuramente un anno pesante per tutte le agenzie e i tour operator, e questi primi giorni, primi due mesi, abbiamo una lievissima ripresa che ci lascia ben sperare. Il grosso problema però è lo stato di crisi in cui versano le agenzie e le aziende, tutte quante, perché comunque a fronte di una diminuzione che è una media del 15% sia per l'incoming che per l'outgoing, c'è un calo dei fatturati e quindi dei ricavi che va dal 20 al 30% in meno. E questo in termini economici e di risorse umane è molto pesante, perché troppe agenzie hanno dovuto licenziare dei dipendenti e alcune hanno addirittura chiuso. Per cui quello che noi chiediamo soprattutto al nostro governo, agli enti locali, è quel supporto e accesso al credito che di fatto non c'è stato, perché all'atto pratico le banche comunque non danno accesso veramente al credito alle aziende del turismo, nonostante tutte le rassicurazioni. Il nostro ruolo in questo momento come federazione è di stare il più possibile vicino ai nostri associati, cercare di dare tutti i servizi che possiamo, dal legale al fiscale, stipulare delle convenzioni con i fornitori di servizi, soprattutto con le banche, siamo in trattative con due importanti banche italiane, e quindi arriveremo, spero a breve, ad una conclusione favorevole per le nostre aziende, ma soprattutto chiediamo il supporto del Ministro del Turismo e del Governo tutto, perché come viene ribadito soprattutto in questo periodo elettorale, il turismo è il petrolio dell'Italia, però siamo stanchi di sentirlo ripetere solo nelle campagne elettorali, e all'indomani dell'ultima scheda che esce dalle urne se ne dimenticano.